Siamo in diretta. Benvenuti e buongiorno a tutti. Da circa 3 giorni è in atto una protesta popolare a Cuba. Naturalmente io devo fare il mio intervento, come capita in queste situazioni un po' particolari, ma nonostante voglia parlare, ancora non sappiamo bene che cosa succede nell'isola caraibica, sappiamo solo che la gente è scesa in piazza circa 3-4 giorni fa contro il governo comunista di Cuba. Ed è una grandissima questa qui, prova di libertà, di democrazia. Ci sono stati gli arresti della gente proprio da parte della polizia. Della polizia e anche di polizia in borghese che ha arrestato gli attivisti. Ora il regime cerca di far passare l'idea o l'idea che la protesta sia colpa degli Stati Uniti, che con l'embargo costringono l'isola alla fame. Ma io vorrei, mi piacerebbe solamente dire, dopo 40 anni, 50 anni di regime assolutista, di regime comunista, che cosa è stato fatto per migliorare le condizioni di vita di quei popoli? Che cosa è stato fatto? Nel senso che se la rivoluzione cubana, come tutte le rivoluzioni comuniste, era il paradiso in terra, mi si deve spiegare a me, mi si deve spiegare come mai questa gente si trova oggi alla fame. Perché vedete, cari ascoltatori, non è una questione di colore politico. L'avvento di Fidel Castro nell'isola era giusto, perché ricorderemo tutti la dittatura di Fulgencio Batista, che era corrotto, che era un intrallazzatore, aveva trasformato l'isola in un fortilizio di criminalità. E quindi va detto con forza che la rivoluzione castrista all'inizio era una rivoluzione di popolo. Ricorderemo tutti, io mi ricordo, non per essersi vissuto, ma perché ho avuto la possibilità di leggere, di approfondire. Mi ricordo quella rivoluzione come la rivoluzione dei Barbudos, perché avevano le barbe lunghe. Ma dopo 40 anni, 50 anni da quella rivoluzione, noi non abbiamo visto mantenute le promesse di libertà. Anzi, l'abbraccio mortale con la Russia fece sì che anche l'isola caraibica, che ricordiamo si trova a pochissima
distanza dagli Stati Uniti d'America, prendesse quel colore e quell'idea che è il comunismo ateo, che è il comunismo liberticida, che è la mancanza di ogni possibilità di libertà, di propagazione delle idee. Ricordate, in queste ore internet è oscurato e il governo non fa altro che ripetere: trattasi di blackout elettrici causati da chi? Dagli Stati Uniti. Una cosa vergognosa per chi, come me, sente queste cose. È il momento nel 2021, siamo nel primo ventennio dell'anno 2000, di porre fine ai regimi dittatoriali, di porre fine a tutte le dittature, di aprire le menti dei popoli, a partire anche, devo essere onesto, a partire da Cuba, ma a partire dalla Venezuela, dalla Cina stessa, da tutte le zone del mondo in cui è presente questo cancro delle dittature. Questo cancro che porta con sé regimi liberticidi, regimi che vietano la libertà delle persone. È veramente, veramente, sarebbe veramente auspicabile che in questo XXI secolo crollassero tutti i muri e si instaurasse una politica che va verso il popolo e non contro il popolo, perché adesso con questa pandemia il mondo deve riscoprire sempre più una sua unità, un unire, non un dividere, perché bisogna prima di tutto, ed è una cosa chiara, fermare la pandemia e ritornare in un mondo normale, quello che c'era prima della pandemia. Per fare questo bisogna anche che tutti noi impariamo a rinunciare a qualcosa. Vedete, voi prima mi vedevate vestito con giacca, camicia, adesso mi sono abituato a farmi vedere in maniera più informale, ma non è detto che non è assolutamente la maniera di vestire che qualifica una persona. E dunque vorrei dirlo oggi una cosa che mi ha spinto a fare questa diretta è la parola libertà, ma libertà nel vero senso della parola stessa. Libertà significa dare a ogni uomo una possibilità, dare a ogni uomo delle aperture per la sua vita, per la sua ricerca intellettuale, per la sua crescita personale,
e spirituale. Spirituale perché devo dire, nemmeno mi sento molto in questo momento preoccupato di quello che è il mondo oggi nel 2021. E ho approfittato di questa notizia che giunge da Cuba perché per parlare anzitutto un po' di questo concetto che è la libertà. E vorrei qui, adesso non ricordo bene se la visita di Giovanni Paolo II all'isola caraibica fu fatta nel 2000 o nel 98, mi sembra 98, quando il Papa toccò quell'isola e ci furono addirittura delle conquiste a carattere democratico, furono liberati gli oppositori, la Fidel Castro, la Chiesa riebbe il permesso di celebrare messa la domenica. Fu un momento, un attimo di libertà, portato da un uomo che era sì polacco, ma che rappresentava per averlo vissuto un mondo che aveva avuto a che fare con la dittatura comunista. Quindi aveva nel suo DNA la parola libertà. Ma non solo la dittatura comunista è da stigmatizzare. Ripeto, tutte le dittature sono fonte di distruzione della identità e della moralità degli altri. La dittatura è una forma di governo ad oggi inutile, che porta con sé fame, che porta con sé desolazione, che porta con sé tutte quelle contraddizioni che poi distruggono le società. Ecco, spero che Cuba finalmente, riacquisti la libertà, ma anche l'America Latina riacquisti piena libertà, anche in Venezuela, tutti quei governi che sono oppressi dall'idea di un solo uomo, che in lui ci sia la verità infusa. La verità infusa non è in nessuno. Ecco perché noi, anche noi italiani, dovremmo avere sempre la forza, le idee, per essere qualcuno, per non essere oggetto di quello che può essere un'idea formata da una persona sola o da un solo governo. Ecco, Cuba è oggi il simbolo di quello che può essere una dittatura liberticida, una dittatura che non lascia scampo. Ecco, speriamo bene, speriamo che questo momento di libertà possa contagiare tutti, e soprattutto i giovani,
I giovani vanno ad essere il motore di questa nostra società. Ecco, è una cosa vorrei dire alla politica italiana, alla sinistra italiana, non ho sentito una voce su quello che sta avvenendo a Cuba. Ecco quello che diceva Berlusconi quando diceva questi sono rimasti comunisti nell'anima. È proprio così. È proprio così.